Uno degli aspetti comportamentali più ricercati dalle donne in un uomo è l'originalità, perché appaga moltissimo la mente femminile. Ci sono tantissimi maschi che fanno e dicono sempre le stesse identiche cose. E questo deprime le donne, le rattrista, perché loro ricevono tantissime avance e attenzioni, ma sempre tutte uguali. Quindi ora ti dico come ragiono io quando devo sorprendere una ragazza. E poi ti faccio anche degli esempi pratici. Prima di pensare di fare qualcosa per sorprendere una donna, devi farti due domande. Uno, lei è interessata? Perché se non ha un interesse, anche minimo, sorprenderla non serve assolutamente a nulla. Potrebbe addirittura arrabbiarsi. Sai quante richieste di consulenze riceviamo da parte di uomini che hanno mandato dei fiori ad una donna e queste si sono incazzate? Tante! Se la donna non ha un minimo interesse, non serve a niente sorprenderla. 2. Cosa farebbe la maggior parte degli uomini? Questa è una domanda importantissima che ti permette di posizionarti in maniera diversa rispetto alla massa. Se la maggior parte degli uomini dovesse mandare dei fiori ad una donna, cosa farebbe? Manderebbe un mazzo di rose a casa oppure al lavoro. Tutti sceglierebbero una di queste due opportunità. Se agisci in questo modo, non la sorprenderai, ma farai qualcosa di standard che altri hanno già fatto o faranno. Quindi il gesto che fai deve essere pensato. È questo l'elemento che fa tutta la differenza del mondo. Ok, ora vediamo tre gesti di routine che possono essere riconfigurati per sorprendere una ragazza. 1. Invitarla a cena. La maggior parte degli uomini che invita a cena una ragazza, cosa fa? Prende, va su TripAdvisor, cerca un ristorante carino, legge le recensioni, controlla i prezzi al fine di non essere spennato e prenota online attraverso The Fork per avere anche il 20% di sconto. Bene, questo è ciò che fanno tutti. Io cosa farei? Una serata semplice in settimana, prenoterei un cuoco a domicilio. Chiaramente devi assicurarti per tempo la disponibilità della ragazza e le dici che la vai a prendere prima di cena per farle una sorpresa. Così facendo avrai anche la ragazza a casa tua. E non è poco. In completa privacy. E potrai anche farle trovare i suoi piatti preferiti. È sempre una cena. Forse costa un pochino di più, ma il gesto è molto più carino della classica cena al ristorante nel posto di tendenza. Tu devi pensare in maniera completamente differente se ti vuoi smarcare. 2. Mandarle dei fiori. Mandarle dei fiori è un gesto abbastanza scontato e prevedibile. Quanti uomini hanno già inviato dei fiori alle donne? E poi cos'è servito? La lasciamo perdere. Qui puoi giocare su due fattori: il tipo di fiore che mandi e come lo mandi. La maggior parte degli uomini regala rose rosse senza alcun tipo di significato. Bene, inizia a pensare ad un fiore che abbia un senso per la donna che devi omaggiare e poi prova a pensare al recapito oppure all'occasione in cui glielo dai. Io ad esempio glielo farei trovare la sera sulla porta di casa del suo appartamento in un giorno normalissimo. Meglio ancora se lo fai in un periodo in cui lei sta investendo molto su di te. Così premi ed incentivi ulteriormente questi comportamenti a tuo favore. 3. Ricordare dettagli importanti di lei. Gesto semplicissimo ma di grande valore. Quando ascolti la ragazza, sei attento? Ti ricordi anche a distanza di giorni ciò che ti ha detto? Io sì. Se tu mi chiedessi ora tutti gli indicatori di interesse che mi ha dato la ragazza che mi piace in questo periodo, io potrei dirti il giorno, la data e il tipo di indicatore. Mi ricordo tutto, per filo e per segno, perché quando mi parla io sono attento ad ogni singolo elemento che mi comunica. Ad esempio, cosa banalissima ma potentissima, se lei ti dice che da piccola la chiamavano con un particolare nomignolo che a lei piaceva molto, vedi di ricordartelo. Magari te l'ha detto molto velocemente, ma lì dentro si nasconde un'emozione, ossia quel ricordo di quando la chiamavano in quel modo da bambina e lei era felice. Quindi puoi usare lo stesso identico nomignolo
per augurarle il buongiorno all'indomani.